Eccoci qua. Allora, voglio partire subito dall'episodio madre di questa partita, così ce lo leviamo, poi parliamo un po' più nel dettaglio della partita. E, secondo me, per quella che è stata la mia impressione, il tocco con la mano di Rabiot in occasione del gol c'è, per quella che è la mia visione dell'episodio in presa diretta, perché poi non l'hanno più fatto vedere e nell'intervallo non abbiamo guardato i replay. Io ho visto soltanto in presa diretta i replay che hanno fatto vedere mentre analizzavano il VAR. La mia impressione è che col bicipite quella palla venga toccata. Quindi io sinceramente, se fossi stato io l'arbitro, avrei annullato il gol guardando quelle immagini. Al VAR hanno considerato il tocco non effettivo. Marelli spiegava che non c'è un'immagine chiara che va a testimoniare se quella palla viene effettivamente toccata o meno con il braccio, c'è solo un'impressione che possa essere così, e la mia impressione è che sia stata toccata con il braccio. Questo è quello che vi dico, semplicemente la mia opinione. Poi, ripeto, non l'hanno annullato, e quindi probabilmente è perché non c'è un'immagine effettiva che... Domani sicuramente ci sarà l'Emo Viola e andremo a vedere quello che è accaduto. Al di là dell'episodio, che questo è un episodio più da VAR che da campo, da arbitro, la gestione della partita da parte del direttore di gara non mi ha convinto per niente. Non mi ha convinto per niente. Perché ci sono stati dei falli sia per la Juve che per l'Inter, che secondo me erano abbastanza clamorosi e netti e non venivano fischiati, e dei contatti che si potevano tranquillamente lasciare andare, in cui non solo veniva fischiato il giallo, probabilmente veniva dato anche il fallo, ma veniva dato anche il giallo. Quindi un metro di giudizio che mi ha lasciato abbastanza perplesso all'interno di una partita che vince la Juventus per 1-0, proprio quel gol di Kostic, una bella azione anche secondo me della Juve, che alza la palla oltre la linea del centrocampo con Rabiot che la mette giù, e quando sei negli ultimi metri inizia a giocare palla a terra, ti vengono fuori queste giocate di livello, secondo me, e con un bellissimo tiro di Kostic a incrociare, che porta la Juventus in vantaggio in un primo tempo. Comunque tutto sommato mi aveva abbastanza soddisfatto, ero abbastanza soddisfatto del primo tempo della Juventus, però poi, come al solito, c'è stata quella porzione di gara in cui ci siamo abbassati, e non poco. Dal 28esimo minuto in avanti, dal 28esimo al 38esimo, diciamo così, quel range temporale lì di primo tempo, indietro fino a portarci gli avversari dentro l'area di rigore, e questa cosa non va bene, questa cosa dobbiamo sistemarla. Poi, passati questi 10 minuti di volontà, di inconscio, di richiesta, di casualità, non lo so, qui lascio a voi la risposta, perché io sinceramente fatico a darmela. Ho visto la Juve che ricominciava a portare su, e sono venute fuori anche un paio di occasioni che potevano diventare potenziali occasioni da gol, in cui comunque andavamo là in fondo. Il secondo tempo della Juventus mi è piaciuto il secondo tempo, perché a differenza di quei 10 minuti qua che stiamo mettendo sotto la lente di ingrandimento, la Juventus ha cercato di andare a chiudere la partita, a cercare il raddoppio di questa partita. Nel secondo tempo ho visto tantissimi errori tecnici negli ultimi metri che hanno impedito alla Juve di andare a trovare questo secondo gol che avrebbe chiuso la gara. E mi dispiace, perché questa sera si poteva veramente portare a casa un risultato più rotondo di un 1-0 su un gol nato da una polemica che sicuramente diventerà eterna, perché nel derby d'Italia ogni volta che c'è un episodio dubbio diventa una polemica eterna, è sempre così e sarà sempre così. Però mi viene da dire anche che l'Inter, all'interno di tutto il resto della partita, dal minuto 23 in poi, quando Kostic ha fatto quella roba lì, non ha avuto l'approccio di una squadra che vuole vendicarsi di un torto subito, pareggiare una partita nella quale andate sotto, andare a riprendersi un risultato, quel moto d'orgoglio tale per cui non l'ho vista. Ho visto un Inter piatta, un Inter che quelle poche volte che è riuscita ad andare alla conclusione o l'ha fatto da calcio da fermo o l'ha fatto magari su errori di scalate della Juventus. Non ho visto una squadra in grado di voler andare, invece ho visto una Juve che era volenterosa di andare a chiudere la partita.
L'Inter ha fatto sicuramente una partita più di gestione e di possesso palla, a volte però un po' troppo orizzontale. La Juve all'inizio del secondo tempo aveva calato molti ritmi, a partire da dietro soprattutto, aveva perso un po' quella foga agonistica e quell'indice di verticalità secondo me è maggiore oggi rispetto alle altre partite, che nel primo tempo invece era andato a riuscire sempre a trovare sulle tra le linee. Ha fatto una partita a livello tecnico molto buona, secondo me. Sulle macro occasioni invece c'era da migliorare, ma poi ne parleremo domani. Quello che invece ha fatto una partita clamorosa questa sera, probabilmente il migliore in campo, è Manuel Locatelli. Manuel Locatelli questa sera ha veramente mandato un messaggio a Roberto Mancini con scritto: non convocato? D'accordo, però guarda cosa ti perdi. Perché la partita di Locatelli di questa sera è stata semplicemente mostruosa. Mostro, io non so quanti palloni si è andato a recuperare questa sera Locatelli. Locatelli stasera c'è veramente poco da dirgli. E poi c'è Nicolò Fagioli. Ragazzi, Nicolò Fagioli è una delizia. Nicolò Fagioli è una delizia. Ogni volta che tocca il pallone è come prendere un leccalecca e togliergli la carta e metterselo in bocca e gustarselo. Questo è Nicolò Fagioli. È polvere di stelle, è essenza di talento, di classe, di fantasia. La gestione del pallone di Nicolò Fagioli è una meraviglia. È uno zucchero filato trasformato in pallone. Questo è Nicolò Fagioli. Una scoperta di quest'anno veramente clamorosa. Clamorosamente bella. E poi cosa possiamo dire? Che quella fascia a sinistra lì sta iniziando a diventare calda, sta iniziando a diventare rovente. Perché se oltre agli assist iniziamo a metterci pure dei gol, diventa tutto molto più bello. Io questa sera ho visto una cosa che mi porto a casa ed è la cosa più bella che mi porto a casa, più del risultato. E attenzione, se vi dico più del risultato capite bene quanto stiamo andando su con il valore di questa cosa qui. A maggior ragione una partita che non pensavo di vincere, non pensavo di vincere, perché la terza partita che perde l'Inter in casa quest'anno, non ha mai pareggiato in Serie A e tutte le altre le aveva vinte. Difficilmente l'Inter prende gol in casa, facilmente l'Inter fa gol in casa, difficilmente l'Inter perde i punti in casa. Quindi quella di stasera è una partita che solitamente la Juve in trasferta fa fatica e che l'Inter in casa solitamente non perde. Quindi portiamoci a casa questa cosa qui, che è una cosa molto buona. Ma la cosa più buona, più bella, è che io stasera ho visto una squadra. Io stasera ho visto un gruppo di calciatori che ci teneva, che voleva portarsi a casa questa vittoria, voleva portarsi a casa questa prestazione, voleva portarsi a casa questi tre punti. Anche questa voglia di dire: ehi ragazzi, sapete cosa? Non siamo mica la squadra da quinto, sesto, settimo posto in classifica che si vede in questo momento qui, siamo mica quella roba lì. Noi siamo la squadra che con questi ne ha fatti 56. Il ritornello famoso che sta continuando a dettare Allegri ogni conferenza stampa, giustamente per far capire ai calciatori che non sono una squadra di scappati di casa, sono una squadra che se la può giocare. Io stasera ho visto la prestazione e quel fuoco dentro di andare a lottare su ogni pallone, che non avevo assolutamente visto nella partita con la Samp. Non l'avevo visto, che mi aveva fatto arrabbiare, che non avevo visto nel secondo tempo con Friburgo. In 10 dovevi anche un po' sopravvalutarti, pensare di essere più forte. Questa sera ho visto dei giocatori, dei ragazzi, degli uomini che lottavano su ogni pallone, che prima di entrare in campo si abbracciavano e la sentivano. Vedevo Perine e Di Maria che si abbracciavano in panchina, che la sentivano. Vedevo Landucci e lo staff tecnico tenersi per mano per cercare di darsi anche forza e speranza. Ho visto veramente un gruppo di persone che ci teneva tanto a questa partita. E io ero stranamente tranquillo questa sera. Chi era in live con me lo avrà notato. Lo vedremo poi anche nella live reaction. Ovviamente ci sono stati quei momenti di matta che durante la partita ci sono sempre. Ero tranquillo nonostante, consapevole delle difficoltà, e nonostante pensassi di non vincerla. Io stasera pensavo di non vincerla, ero abbastanza sicuro di non vincerla, mi immaginavo un pareggio, se devo dirvi la verità, e sarei stato super soddisfatto di un pareggio. Quindi quello che ho visto stasera mi soddisfa al 100%, ed è quello che nella prima parte di stagione io non avevo mai visto da parte di questa squadra. Vedevo che vincere, perdere, pareggiare potesse essere sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, che non cambiava niente tra vincere, perdere e pareggiare. Era tutto uguale. Questo vedevo inizio anno. Quando qualcuno mi dice: io non noto miglioramenti. Queste cose sono miglioramenti. Queste cose sono miglioramenti di spirito di gruppo. Sono cose che fanno bene allo spirito di gruppo.
e possiamo dire quello che vogliamo, ma da quel derby col Toro in cui vinciamo 1-0 gol di Vlahovic, in cui inizia quella serie di partite consecutive vinte all'interno di prestazioni non sempre eccellenti, non sempre pulite, anzi molte volte sporche, terribilmente sporche, a volte pure immeritate, delle vittorie pure immeritate, ma lo spirito di squadra in quel momento lì è stato forgiato, è stato creato, e l'apice lo raggiunge questa sera all'interno di un percorso che dopo la sconfitta col Napoli, all'interno della penalizzazione subita e all'interno di tante partite in cui ho sbuffato perché non vedevo quello che volevo, stasera c'è stato un indice di concentrazione elevatissimo. E questo è quello che deve fare la Juventus. Questo è lo spirito, questo qui è lo spirito con cui bisognerà affrontare tutto aprile, perché sarà un aprile tostissimo. Questa partita è stata combattuta. Non dico che sia stata meritata, immeritata, quello, guardate, ve lo lascio. Stasera del risultato proprio non mi importa niente. Potrebbe essere pure 0-0 perché hanno annullato il gol di Rabiot. Potremmo pure averla persa per un episodio. Ma lo spirito che ho visto questa sera me lo porto a casa ed è la cosa più importante. Per il resto sono aperto a tutte le discussioni qui sotto nei commenti.